Pronto? Sì. Ciao Pronto, sorelle, ciao, sono Angela. Ciao, Angela, come stai? Oh, Manuela Angela. Maria, ciao, vi abbraccio. Vi vedo. Ci vedi? Sì, vedo due sorelle bellissime con un sorriso splendido, una bionda, una brunetta. Quale Maria, quale Sì. Manuela? Lei è Maria, io sono Manuela. Ecco, Maria e Manuela non ti vedo. Adesso sì. Ciao, Manuela. Che Ciao. bello sentirvi. Bello anche per noi. Sì, finalmente, dai. Niente Oh, che bello. Raccontateci di voi, sorelle. di nuovo. Qui il tempo è un po' così in Italia, ha messo pioggia e niente, noi stavamo solo aspettando questo appuntamento con ansia e di sentire anche fratello Giuseppe e sperando che qualcosa migliori in noi, che si fortifica sempre di più la fede in noi. Amen. Almeno per me che sono un po' così. Io da quando è successo quell'episodio sono rimasta per metà, ecco, e vorrei tanto che tornasse in me lo Spirito Santo come prima. Amen. È quello che preghiamo tutti i giorni anche noi, Dolce Maria. Allora, hai detto da quando è successo quell'episodio? Raccontaci un po' cosa è successo. Ah, è successo che 2 anni fa, il mese di maggio, mio fratello di 52 anni ha detto: mamma, vado, perché lui viveva ancora in casa con mia mamma, non era sposato, e ha detto: io vado al mare un paio d'ore, vengo per il pranzo e vado a fare le cozze, no? Vicino agli scogli, come si fanno, quasi tutti li fanno, Sì. e questo è successo a Napoli. E niente, si è fatto l'ora di pranzo, lui non è tornato. Mia mamma si era appisolata, si è proprio addormentata, si è svegliata alle 5 e ha visto che lui non era tornato ancora. Raro da lui, fatto una cosa del genere, rarissimo. Si è precipitata sul posto e c'era una folla di gente con tanti carabinieri, polizia, e le ha detto: oddio, ma cosa è successo? Dice: signora, non si trova un ragazzo. E le ha detto: sì, ma anche mio figlio non è tornato a casa, è venuto al mare da stamattina e non è tornato per il pranzo. Ormai sono le 6 del pomeriggio e lui è rimasto un attimo così perplesso, ha detto: signora, venga con me. L'ha presa per la mano e in pratica l'ha portato sulla spiaggia, dove lì c'era ancora lo zaino di mio fratello con le scarpe, i vestiti che lui si era cambiato, si era messo la muta e quant'altro. E niente, poi l'abbiamo trovato dopo 2 giorni nel mare a galla, perché dopo ci sono stati i carabinieri, e insomma la capitaneria del porto di Napoli, c'erano tutti i subacquei sull'acqua. A me quel giorno lì io non me lo dimenticherò mai più. Mi sembrava di aver visto di nuovo il Titanic, il film, no? Dove c'era tutta quella gente, e vedere tutti questi subacquei che cercavano mio fratello incessantemente. Per 2 giorni e mezzo è stata un'agonia. Io da lì con Gesù mi sono tanto arrabbiata, perché dicevo: ok, era la sua figlia, però perché l'hai fatto morire dentro, sotto l'acqua? Perché non hai fatto sì che moriva mentre si stava spogliando per mettersi la muta? Perché hai permesso che lui morisse sott'acqua, dove non c'è stata la possibilità che nessuno l'abbia visto, nessuno l'ha sentito? Perché tutto questo? E allora da lì poi il mio cuore si è raffreddato e mi sono arrabbiata con Gesù, e ancora oggi mi chiedo il perché. Ecco, ancora oggi io me lo chiedo. Gloria a Dio. Buongiorno Manuela e Maria, Dio vi benedica. Pace. Pace, fratello Giuseppe, pace, come stai? Bene, bene. Manuela, ti puoi spostare un po' a sinistra così ti vedo? Ah, sì, ecco. Pace, E fratello Giuseppe. Dio ti benedica, sorellina. Vedo nei vostri occhi che avete un bel cuore. Grazie, Signore. C'è un po' di casino. Un attimo che chiudo la finestra, altrimenti non sento, non vi sentiamo. Gloria a Dio. Gloria a Dio, grazie Signore. Amen, amen, amen. Allora io innanzitutto vorrei rispondere a quello che hai detto, Maria, perché Dio ha permesso una morte così non troppo bella. Non poteva morire in un modo, in un modo più migliore, in un modo meglio. Cioè,
Sì, è vero. Bene, la risposta è, guarda Angela, dagli una scrittura. Ti rispondo con la scrittura, va bene? Sì. Allora, primo Pietro 5,8, scrittura che conosciamo tutti bene, però è la risposta a quello che tu hai detto, Maria, e penso, Manuele, tu la pensi come Maria? No, perché mi guardi? Di come la pensi? No. Bene, adesso fammi Non la ma rispondere. perché no, non la penso così perché comunque, vabbè, adesso ho messo anche un particolare di tuo fratello, vabbè, adesso il tuo fratello comunque ha avuto tantissimi anni. Sì, diciamo che mio fratello si è drogato per 20 anni, Sì. fratello Giuseppe, lui proprio si drogava nelle vene. Poi erano 15 anni che lui aveva smesso, però in questi 20 anni lui non so quante volte l'abbiamo preso sotto i ponti, in overdose, è vivo, è morto, è vivo. E lui addirittura una volta si è svegliato dopo 11 giorni di coma e gli ha detto che vicino al suo lettino gli aveva apparso una figura, un signore vestito di bianco che gli aveva detto svegliati perché là fuori c'è la tua mamma che ti aspetta. E, insomma, allora dico, non è morto con tutte quelle disavventure, il carcere, la malavita che ha fatto, mia mamma l'ha fatto arrestare più volte, l'ha denunciato, poi metteva gli avvocati, lo tirava fuori perché lui iniziava a scrivere lettere, cara mamma, hai fatto bene, mi hai salvato la vita di nuovo, e questo e quello. Però dico, perché poi l'hai fatto morire così? Almeno se moriva con una siringa in un braccio, moriva perché, che ne so, un incidente, moriva con la droga. Perché poi l'hai fatto morire così, così che non ha avuto la possibilità di essere aiutato da niente e da nessuno, perché nessuno l'ha potuto vedere sott'acqua. Ho capito, Quindi. ho capito. Manuela, Sì? qualcosa che vuoi dire? Rispondere a Maria? Cioè io gli ho sempre detto che l'unica cosa che mi è venuta in mente è, secondo me, tuo fratello non è che ha voluto, cioè, non è che Dio ha voluto che ha permesso questo, io l'ho sempre detto, perché comunque Dio non permette la morte di nessuno. Sono state delle vicende, non lo so adesso com'è andata, nessuno c'era e non possiamo sapere com'è andata perché c'era solo lui. Però lui era un credente, io questo mi rincuora perché comunque so che adesso è tra le braccia di Gesù e comunque lui adesso è sereno, è in un posto secondo me meraviglioso, già che si parla di Gesù per me è già meraviglioso. Io poi faccio un lavoro dove ho a che fare con la morte tutti i giorni, perché lavoro dentro una struttura per anziani. E quindi la morte io non la vivo, vabbè, lasciamo stare che parente, però la morte non la vivo così drammatica perché con tutte le persone che credono io so che sono nelle braccia di Gesù. E quindi per me già questo è un rincuoramento, cioè io ho detto non, tuo fratello non è, Dio non ha permesso a tuo fratello di morire e secondo me andare così, capito? Non è morto prima, è morto adesso. Può darsi che anche ho detto, metti caso che avrebbe successo qualcosa a tua mamma, lui non avrebbe mai retto un colpo Ma così voi avete talmente. detto che il fratello era credente? Sì, Da certo, quando? è credente. Da quando? Da quando? Diciamo da quando mia sorella ha iniziato ad andare in chiesa, Ah, che è sì. iniziata perché in pratica io ho mia sorella che vive a Napoli e lei frequenta la chiesa già saranno più di 10 anni, Come si che lei chiama tua frequenta sorella? Come si chiama tua sorella? Giuseppina. Ok, vai avanti. E niente, lei è battezzata sia in chiesa, cioè sia in acqua che in spirito. E lei gliene aveva sempre parlato perché io vivendo in Emilia Romagna, diciamo che avevo meno contatto con lui, invece mia sorella abita proprio a 2 passi da mia mamma, quindi si vedeva più spesso a casa di mia mamma con mio fratello. E lei gliene parlava sempre da quando poi è andata in chiesa, ha iniziato a frequentare.
e lui era credente, lui diceva, lui l'unica cosa che diceva, diceva, io con tutti gli errori che ho fatto, chissà se un giorno io andrò in paradiso, se Gesù mi perdonerà di quello che io ho fatto, però lui credeva. Ok, ho capito tutto. Va bene? Ti do le scritture o c'è qualcos'altro che vuoi dire? Io quello che vorrei chiederti, fratello Giuseppe, perché lo Spirito Santo si è allontanato da me? Perché forse sono stata io e se c'è la possibilità che lui ritorni ancora in me come una volta? Perché io sono partita da atea, come dicevo, proprio atea che non credevo a niente e finché poi non mi sono arresa un giorno ho detto io non ti prego più perché io non credo a niente, fino adesso ho iniziato a pregare, però lo dicevo, ma non lo pensavo. Io pregavo, pregavo con la bocca, ma non con il cuore. Poi a un certo punto, visto che non si avverava niente di tutte le testimonianze che mia sorella mi raccontava, e poi lì mi sono arrabbiata e forse è stata l'unica volta che ho detto, per me tu non esisti, Gesù, perché se tu esisti non è possibile che parli con tutti come non parli. E lì mi sono arrabbiata, ho detto io faccio fatica ad amare una persona che non conosco. Oltretutto tu con me non parli, non so, forse sei talmente cattiva io che te con me non vuoi parlare. E quindi o ti fai conoscere da me o ti fai sentire, altrimenti io neanche apro più la Bibbia. Non la, già faccio fatica a capirla. Poi non credo, poi dicono tutti che tu esisti e non ci sei, quindi adesso o mai più, o ti fai sentire. Ti fai conoscere perché io son curiosa, io sono come Tommaso, molto, forse di più di Tommaso, però io ho bisogno di conoscerti. E dopo lui si è presentato a me, Gesù. Si Ok, che è è successo? presentato a me, si è fatto conoscere e poi da lì è partita una lunga, lunga, lunga fase di conoscenza. Ecco, lui si è mostrato a me tante volte e mi dava delle risposte quando io gli facevo le domande, lui mi dava proprio delle risposte, no? E quindi io ho imparato a conoscerlo. Dopo avevo proprio come una guida dello Spirito Santo. Quando io tante volte volevo fare delle cose sapendo che erano sbagliate, però io le volevo fare. E lui però all'orecchio mi diceva: sai che non è buono, sai che questo non è giusto. Io avevo proprio come una guida. Poi dalla morte di mio fratello io lì mi sono proprio, cioè lì è sceso un muro forte, forte, fortissimo in me e da lì io non ho più avuto il contatto con Gesù, con lo Spirito, non riesco più a mettermi in comunione. Io tante volte mi metto in preghiera, ma non sento più quella fame, quell'ardore, quella voglia di comunicare, però vorrei essere aiutata, dico tante volte perché tu non ritorni in me? Forse io ho sbagliato, sono io che mi sono allontanata, però tu no, stavolta dico che tu esisti per davvero, perché io ho visto che tu esisti per davvero, però perché ti sei allontanato così tanto da me? Perché non riesco più ad avere questa comunione con lo Spirito Santo? E mi sembra che Manuela ha una buona relazione con Gesù. Manuela, cosa gli rispondi a Maria? Perché? Sì, no, ti sei allontanata, ma anch'io ci mi sono allontanata, ma non perché non siamo credenti o perché io sono più fedele o sono più di lei, però sì, è stato un brutto colpo per Maria. Io gli sono stata molto vicina in quel momento perché proprio sentivo proprio il suo dolore. Cioè, volevo veramente strapparglielo da lei e prendermelo io, pur di non farla soffrire così. Però, tante volte, secondo me, è un passo un dolore che deve essere tuo. Io ho voluto solo starti vicino. Il fatto che tu non riesci a più sentire il Signore o non riesci a sentire lo Spirito Santo, Maria, è quello che io penso, percepisco, non so, poi io non sono nessuno, insegnare a nessuno. Però, sai. Il dolore che ti ha preso è talmente tu, lo vivi talmente di pancia, tu l'hai fatto proprio tuo, l'hai fatto proprio radicare dentro di te che non vuoi abbandonare il tuo dolore. Ma io non E il riesco a tuo dolore pensare. è talmente forte che te lo sei fatto proprio tuo.
Secondo me devi abbandonare un attimo questo dolore e riempirti un attimo anche di Spirito Santo. Secondo me ti alleggerisce anche questo, secondo me, ti alleggerisce e non puoi accettare la morte di tuo fratello perché non lo potrai mai accettare. Però almeno ti consola che nelle braccia del Signore tu devi un attimo toglierti, scrollarti di dosso questo dolore. Che te lo sei fatto tu, Maria? Non so come sei fatto te. Ok, sì. Sì, Infatti, proprio fatica. Manuela. Io faccio fatica a non Sì, pensare. No, va vabbè, ma figurati, bene. faccio fatica. No, no, ma immagino un dolore così tanto e viscerale, ma te lo sei proprio fatto tuo. Cioè, proprio tu, il tuo dolore è proprio quello. Allora, senti, Maria, e dopo voglio parlare un pochettino con Manuela e le sue sigarette. Adesso... Comunque fuma anche Maria, volevo dirvelo. Comunque, Brave non drogate. è che sono solo io, c'è anche la signorina qua presente a fianco a me che Capito. fuma. Le nostre dolci drogate qua. Hai capito qua. Beh, cioè, come ho detto l'altro giorno, ho detto il fumo non ci porta all'inferno, solo puzziamo come se di là veniamo. È vero, è vero, Allora, senti, Maria, ci sei? E sono d'accordo con quello che dice Manuela. Praticamente quello che è successo, sai, a volte noi esageriamo in certe cose, no? E allora in queste esagerazioni, qualunque questa sia, nel tuo caso è il dolore è sacrosanto, il dolore, cioè Gesù quando è morto Lazzaro, Gesù piangeva. Il dolore, Dio sente dolore, Dio è dolorato a vedere che i suoi figli seguono il mondo, Dio c'ha dolore. E il dolore è giusto, e fa parte di... Gesù piangeva a vedere Marta e Maria come erano disperate e lui che apparentemente aveva fallito di guarire Lazzaro, e infatti lo criticavano, non poteva quest'uomo salvare, eccetera. Allora, Maria, voglio dirti questo, dolce sorella. Cioè, cosa ha fatto innanzitutto ti do quella scrittura. Prima cominciamo con la scrittura che sento viene, il Signore vuole darti. In risposta alla tua domanda, perché Dio ha permesso che lui morisse? Era diventato anche credente, eccetera. Perché ha permesso che morisse? Ok, questa è la risposta che io sento, viene dal Signore per te, Angela. Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Primo Pietro 5:8. Ecco, se vuoi Maria, queste cose te le puoi scrivere perché secondo me vengono dal Signore. Questa è una risposta alla domanda perché Dio ha permesso che mio fratello, che tanto amavo, morisse. Scrivitela, Maria. Ce l'ha la penna? Sì. Quello che non mi è andato giù è il fatto di come è morto fratello Giuseppe, non perché è morto, perché primo Pietro. 5:8. 5:8, Sì, ok. ho capito, tu dici perché l'ha fatto morire così. Sotto Bene. l'acqua che nessuno l'ha Sì, sì, visto, che sì. magari mi ha chiesto aiuto Sì, e non c'è ecco. stato nessuno. Ok, erano finiti i giorni, era quello il suo destino. Ci può stare perché tutti dobbiamo morire, però perché in quel modo? Ecco, lì ci sono rimasta di Allora, questa male. scrittura mostra che il diavolo va attorno cercando chi possa divorare. Ora, cioè, viviamo in un mondo caduto. Non è Dio che decide in che modo Gesù deve morire in croce, Paolo l'apostolo morire decapitato, Pietro morire crocifisso. Non è mica Dio che decide queste cose. Queste sono le leggi degli uomini. Semplicemente che dopo la caduta nel giardino, Dio ha dovuto dare la libertà, l'arbitrio di scelta a tutti, a cominciare col diavolo, i demoni, poi gli uomini, le persone. Perché praticamente quello che il diavolo, i demoni, la zizzania, quelli che seguono il diavolo nel mondo, miliardi di persone,
stanno facendo, dicendo, loro possono vivere in questo mondo senza Dio, senza Gesù, senza Bibbia, loro sono sufficienti. E allora Dio cosa può fare? Perché abbiamo questo problema non solo in terra, ma anche in cielo. In cielo c'è una zona dove ci sono i diavoli che loro dicono che possono fare senza Dio, senza Bibbia, senza comandamenti, senza adorare Dio, basta adorare se stessi e poi adoriamo un po' il diavolo e possiamo fare quello che vogliamo, possiamo vivere come Sodoma e Gomorra. E i diavoli cercano di dimostrare in cielo e in terra che si sta meglio senza Dio. E allora Dio cosa deve fare? Dio dice, va bene, siete sicuri? Altro che, e allora fate pure. E allora da che mondo è mondo Dio permette all'umanità di fare quello che vogliono. E capito? È come per esempio nel mondo adesso, dopo 70 anni è cascata la bugia del comunismo e adesso il mondo ritorna ancora al marxismo, la maggioranza del mondo tornano al marxismo. Cosa deve fare Dio se il mondo vuole andare senza senza di lui? Allora il Signore deve permettere alle persone di scegliere. Allora tuo fratello si droga, quell'altro fa cose cattive, quell'altro è ateo, quell'altro è nella pornografia, quell'altro è nell'egoismo. Se il Signore dovesse fermare uno, ma allora deve fermarli tutti. Perché tu hai fermato il fratello di Maria, ha smesso di drogarsi, è diventato un angelo? E gli altri non li hai fermati, l'altro male non l'hai fermato, non stai fermando la guerra in Ucraina, eccetera. Centinaia di milioni stanno morendo di fame e tu non fai niente. Il Signore, va bene, ha dato la maestà di scelta, l'arbitrio, la scelta, la libertà a tutti di fare quello che vogliono, compreso uccidere, compreso Caino uccidere Abele. I farisei fare uccidere Gesù Cristo, compreso, ognuno fare quello che vuole. Infatti, in questo mondo però abbiamo la scelta. Vabbè, tuo fratello ha avuto la scelta ed ha scelto di credere, è diventato credente. E perché è morto? Ma non è mica Dio l'angelo della morte è il diavolo, mica Dio c'è l'arcangelo Michele che va in giro a ammazzare la gente. L'angelo della morte è il diavolo. Non è Dio che sceglie come i neonati di Betlemme dovevano morire sotto Erode. Non è Dio che sceglie che i cristiani devono morire come martiri per 300 anni. Non è Dio che ha scelto come tuo fratello doveva morire se sott'acqua o in un letto di ospedale tranquillo. Non è mica Dio che decide quello. Non è Dio che decide che ci deve essere guerra nelle nazioni. È l'angelo della morte, è il diavolo che va attorno come il leone ruggente cercando chi possa divorare. Noi vediamo la prima chiesa. La prima chiesa, gli apostoli venivano lapidati, decapitati, eccetera, va bene. E amata sorella, mica possiamo incolpare. È come se tu c'hai un padre che dice: ok, io ho quattro figli, qui ci sono i soldi per tutti e quattro. Allora qualcuno li usa a fin di bene e un altro li usa a fin di male. Cosa deve fare tuo padre? Beh, li può mettere tutti quanti, chiudere tutti quanti in una stanza a chiave, non li fa uscire, così che non fanno niente di sbagliato. Ma se Dio fa questo, deve togliere l'arbitrio, deve togliere la scelta. Capito? Il Signore invece nella sua giustizia, come dice Galati 6, 7, dice, quello che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà. Deuteronomio 30 dice, ho messo davanti a te, Deuteronomio 30 si sta scrivendo 19, ho messo davanti a te benedizione e maledizione, la vita e la morte. E poi ho messo un PS. PS, scegli la vita. Cosa deve fare Dio più che venire qua sul Calvario, più che farsi crocifiggere, più che farsi uccidere? Cosa deve fare? Deve scegliere per noi. Supponiamo che io ho una moglie adultera, grazie a Dio non ce l'ho. E questa qua, ogni giorno deve andare al porto a cercare un marinaio, questa qua, tutti i giorni.
Cosa faccio? Le chiudo in casa, la potrò divorziare, tutto quello che vuoi, ma mica posso costringerla a non pensare male, non pensare al diavolo, non amare il mondo, non amare il peccato. Anche se la divorzio, quella continuerà a fare la prostituta. È solo un esempio che ti porto. Capisci? Io no, per fermarla cosa devo fare? La devo mettere, non so, un ospedale mentale, in un manicomio, la devo mettere in prigione. Il Signore non fa queste cose. Lui è il Dio della libertà, è il diavolo che mette la gente in prigione. Gesù va nelle prigioni per liberare i prigionieri. Quindi la morte del tuo fratello, amata Maria, non è Dio che l'ha ucciso, non è Dio che ha scelto che morisse sott'acqua, non è Dio che ha scelto che i bambini a Hiroshima morissero sotto la bomba atomica, non è Dio che fa queste cose. E allora smettetela tutti quanti e date le colpe a Dio che invece sono del diavolo, compresa tu Maria. Smettetela di incolpare Dio per i peccati che sono dell'umanità, che sono tuoi, miei, nostri. La vogliamo smettere di incolpare Dio, incolpare colui che è venuto a morire sul Calvario, è venuto a morire sulla croce. È colpa sua che mio nonno è morto così e così. Doveva morire. Però Dio non ha il potere di farlo morire su un letto. Certo che c'ha il potere, ma Dio no, questo potere non lo vuole usare perché ha dato la scelta a tutti. Tutti hanno dato la scelta. E quelli là che muoiono ingiustamente, quelli che muoiono nel modo sbagliato, che è una bomba così, il Signore interviene, ma interviene dopo. Dopo che quello là ha scelto di uccidere. Dopo che Caino ha scelto di uccidere Abele, Dio interviene. E lui è un Dio giusto. Lui giudica, lui non. Lui non ferma, non ci ferma dalle nostre scelte. Hai capito, Maria? E allora io ti consiglio adesso, preghiamo una preghiera di liberazione, Amen. che Gesù ti libera e che ti riempie di Spirito Santo e che ti riempie di comunione con Gesù e che ti riempie di amore per il Signore. Questo ti aiuterà a dormire tranquillo la sera, ti aiuterà a svegliarti la mattina lodando il Signore. Voi che siete tormentati nella mente, come praticamente più o meno tutti lo sono anch'io, imparate a pregare in lingue. Questo è un altro tasto dolente. Non devi, no, ma non devi ascoltare le religioni che devi parlare una lingua aramaica, una lingua giapponese. Puoi pregare come un bambino. Sai, quando il bambino che dice Abba, 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 sai vuol dire Abba? Abba vuol dire padre, Dio. Galati 4,6, Abba, padre. Capito? Quindi non devi avere una lingua aramaica, una lingua, che so io, va bene? Prega come un bambino. Quello lì, e vuol dire pregare nello spirito, quello lì vuol dire tenere il diavolo fuori dalla tua mente. Io non c'è mattina che mi sveglio di solito e il diavolo mi attacca alla mente. Io prego in lingue. 2, 3, 4, 5, 6 secondi il diavolo se ne va. Perché quando preghiamo nello Spirito, è lo Spirito Santo in noi che prega. Adesso pregherò con te per il battesimo dello Spirito Santo e se pregherai con tutto il cuore, insieme ai fratelli che seguono, riceverai il battesimo dello Spirito Santo. Cosa dici? Sei pronta per quello? Magari, fratello Giuseppe, magari, cioè, magari io quando all'inizio frequentavo la chiesa mi ricordo che le prime, quando il venerdì facevano la preghiera dello Spirito Santo e io qualche volta ho partecipato, io non ti nego che all'inizio avevo anche un po' paura perché a un certo punto della preghiera iniziavano a parlare tutti in lingue con gli occhi chiusi. E io con due occhi così che li guardavo in faccia a tutti quanti, mi ricordo che una volta addirittura sono scappata dalla chiesa mollando lì la mia borsa con le mie cose dentro sulla sedia. Mi sono spaventata perché dicevo, Madonna, ma cioè, che sta succedendo? Non capivo niente. E mi sono talmente spaventata che sono scappata fuori dalla chiesa. Poi dopo il pastore è venuto e mi ha detto, ma cosa hai fatto? No, no, gli ho detto, ma sto io qua il venerdì non mi vedete più. Ma perché? Ma perché ho avuto una paura, ma una paura che tutti con gli occhi chiusi, solo io con gli occhi aperti, che guardavo in faccia tutta sta gente che iniziava a parlare in lingue,
Ma io mi sono presa una paura, fratello Giuseppe, Ok, me ne sono scappata fuori. Ho mollato lì anche la mia borsa. ho capito. Vabbè, speriamo che era piena di soldi, una buona offerta per la chiesa. Però io credo dentro un Dio vivente perché me l'ha mostrato tante volte. Tramite te, proprio fratello Giuseppe, io ti seguo da tanti anni ormai. E tu sei stato come dire, un intercettore, cioè sei stato quello lì che mi ha messo tante, ma tante volte in comunione con Dio, tante volte perché io mi seguo sempre, soprattutto la sera, prima di andare a letto, che nessuno mi deve disturbare. Metto le mie cuffie e vi ascolto tutte le sere. E in un periodo buio della mia vita, mi ricordo che vivevo a Napoli e lì proprio sei stato che a un certo punto io li chiamo i culti, no? Le vostre radio, i vostri messaggi tramite radio. E a un certo punto io ascoltavo questa voce che parlava di fratello Giuseppe, però a un certo punto non eri più te, fratello Giuseppe, era Gesù che stava parlando proprio al mio cuore, come se a un certo punto io, poi dopo ho avuto una visione, lo spiegavo anche alla sorella Angela, ho avuto proprio una visione che non ero più nel letto, ma ero sotto l'arco della mia porta ed era giorno, ma io ero sveglia come adesso e mi sono trovata sotto perché in questa preghiera che tu facevi, in questo culto, io li chiamo culto, in pratica in questa registrazione che ascoltavo, tu a un certo punto dicevi, Sì, tu, ma è un è il Signore che ti culto. parla, mi hai dato il cuore a metà, da te voglio tutto il tuo cuore, cercami che io mi farò trovare, sono il tuo Dio, cercami che io mi farò trovare, in quel posto dove nessuno ci disturberà, dove nessuno ci ascolterà, quello è nel tuo cuore. Io ho bisogno del tuo cuore, non del cuore a metà. E poi è andato giù, ha finito. E io sono rimasta lì e ho detto, aspetta, forse si è bloccato e forse se, non ho più la linea, non riesco più a sentire, perché io volevo capire qual era il posto dove poter pregare con lui. E poi a un certo punto, mentre mi facevo questo discorso, mi sono trovata che sotto l'arco della mia porta. E io che continuavo a dire sto cuore a metà, ma che cosa vuol dire sto cuore a metà? Ma perché il cuore a metà? Mi sono trovata sotto l'arco della porta, era mattino, non era più notte, e ho visto una mezza veste bianca con dei sandali, con la cintura, e lui aveva il braccio appoggiato sul pomello della porta, no? E mi ha detto, e se io ti dicessi vieni via con me? Io cosa ho fatto? Mi sono girata. Ho guardato tutta la mia casa, i miei gioielli, i miei effetti personali, le mie cose, e tra me e me ho detto, senza rispondergli, ho detto no, come faccio ad andare via? Che cioè, lascio i miei figli, mio marito, le mie cose. Mi sono girata, l'ho riguardato e lui ha inclinato il capo e mi ha fatto un piccolo sorriso per dire questo è il cuore a metà. Wow. E io da lì sono scoppiata a piangere, non me lo perdonavo, dicevo perché io non sono andata via con lui, perché io ho pensato questo, perché, ma io sono stata male, fratello Giuseppe, sono stata malissimo. Bellissima, bellissima Wow. testimonianza, Maria. Amazing. E questo mostra quanto Gesù ti ama, che il tuo nome è scritto nei cieli, a mia opinione. Amen, Giuseppe, amen. Amen. Che tu non, sai, quando ricevo una rivelazione che dico alle persone, e non lo dico a tutte, ma a qualcuna, che il loro nome è scritto nei cieli, ricevo un sacco di critiche da internet. No. Come ti permetti? Qua e là. Insomma, il diavolo non gli piace quando uno riceve rivelazioni che sono rivelazioni di incoraggiamento. Io sento che il tuo nome è scritto nei cieli. Ti manca il battesimo dello Spirito Santo. E quello lì ti guiderà anche a capire come puoi entrare, essere membro della nostra chiesa, che per adesso sei uno che ci guarda dalla finestra, come poter entrare a far parte di un compagno d'opera, una sorella al 100%, a cuore pieno. E adesso pregherò con te per ricevere, anche con Manuela, per ricevere lo Spirito Santo. Manuela, che te sei stata, diciamo, in un certo senso cacciata da una chiesa perché fumi, giusto Manuela?
No, non sono stata cacciata, è che non mi hanno permesso di andare avanti per fare lo studio biblico per fare il battesimo. Cioè, il Cioè, pastore mi ha invitato a terminare qui, cioè, qui lo studio, perché comunque io fumavo ancora e quindi lui non battezza, chi è che fuma? Cioè, tutto qua, il succo è questo praticamente. ma praticamente fermando lo studio biblico nella chiesa ti ha cacciato dallo studio biblico, no? Eh sì, praticamente sì. Bene, io ascolta, Manuela, mi fa male il cuore. Gesù, sento che Gesù ti dice: amata Manuela, io non ti ho mai cacciata. Però tu, Manuela, questo lo sai benissimo. Tu lo No, sai. sì. Ecco, quindi non fare la vittima, perché tanto, guarda, certe chiese cacciano anche Gesù, non cacciano solo te. Sì. Come si fa, No, ma io come non... si fa a interrompere? È come se io mando lo studio biblico nostro di Radio Blast, poi uno fuma e dico: alt, alt, fermi tutti, bloccato lo studio biblico. Ma quella là fa lo studio biblico perché vuole smettere di fumare, vuole smettere di drogarsi, vuole smettere l'adulterio, vuole smettere di fare Sì, la magia. un Ma passo come si nella fa a vita. dire? Come si fa a dire a uno: smetti di studiare di Gesù fino a quando diventi perfetta nella carne? Stolti Galati, E poi, stolti. fratello Giuseppe, io ci ho messo una vita per portarla in chiesa con me, a Mamma mia. Manuela. Io ho fatto un lavoro con Manuela, io da non credente avevo il 5%, credevo il Io 5%. zero, io sotto lo zero Io quando ho proprio. iniziato ad avere un po' di credibilità, forse ho iniziato col 5% e me la sono trascinata come Permesso. uno tsunami e proprio... Ci ho messo un sacco, un sacco, un sacco di tempo portarla con me perché lei viene da una storia un po' particolare, la Manuela. Ma guarda, siamo tutti. Manuela, vuoi che glielo dico? Sì, dillo pure. Beh, è la mia vita, non è che. Io ho conosciuto Manuela tramite dei cagnolini, vabbè, che si sono Sì. accoppiati il mio col suo, dopo siamo diventate amiche e io avevo scoperto che Manuela era una che faceva i tarocchi. Faceva le Sì. No, cose, come si chiamava? perché comunque io avevo mia nonna che praticamente era una, diciamo, tra virgolette, una medium. Cioè, lei proprio fin quando ero piccola, io frequentavo queste persone qua. Cioè, andavamo a casa a fare le carte, leggere il fondo del caffè, leggere la mano. Sono andata anche 2 volte perché io vivevo nella provincia di Torino, quindi Torino è una delle grandi città di occultismo proprio sfrenato. Quindi io ho sempre conosciuto questa vita qui, non ho mai conosciuto o poco la vita di Gesù o comunque me l'hanno insegnata male. Un indottrinamento male, perché comunque la Chiesa Cattolica non ti insegna come la Chiesa Evangelica, sinceramente. E quindi io ho sempre frequentato queste persone qua, io poi ho imparato a leggere le carte, ho imparato a leggere la mano perché mia nonna mi istigava, sono andata anche nelle sedute spiritiche, ma adesso poi ho abbandonato tutto, non voglio E quanto tempo ci più. ho messo, fratello E io Giuseppe? sì, sono ancora un po' di questi legami, ancora mi perseguitano, ma tante volte, fratello Giuseppe, io veramente mi metto proprio in preghiera perché... sono ancora molto, molto Però... perseguitata, no, però sono ancora abbastanza che mi trascina, che mi ammalia, cioè, Io capito? quando sono arrivata a casa sua, io ho buttato tutto, fratello Giuseppe. Lei mi ha fatto buttare via Ho tutto, detto questo, vero? Ti ricordi? tutto. Lei aveva tutte le carte, i tarocchi, tutti nei sacchetti neri, al buio. Io ho È detto vero, è no, no, vero. no, 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 no. Tu Mi ha devi fatto buttare buttare tutto, tutto tutto. e devi venire con me in chiesa. E io non era uno stinco di santo, nel senso che credevo, ma credevo Però io, Maria, ero ben poco. forte, che non vedevo, non Ma volevo. lei quando poi veniva in chiesa poi mi diceva, ecco, vedi, mi stanno venendo mal di testa, per colpa tua che mi vuoi portare sempre in chiesa e adesso io ho mal di testa, sta zitta, ascolta cosa dice il pastore, È dopo vero. prendi un antinfiammatorio, prendi un Aulin, prendi uno che ti passa. E
trascinarmela in chiesa, fratello Giuseppe. Quante volte abbiamo litigato? Mamma mia, come ci attaccava il nemico. Io arrivavo a casa sua e lei non era mai pronta. E poi io dicevo, dai, che facciamo tardi, che poi andiamo lì, è già iniziato. Dai, non voglio più venire. E tu non hai la pazienza per aspettarmi. E litigavamo, ma io me la sono trascinata come più non posso. Abbiamo litigato tante Sì, volte, tanto, tanto. tante volte. E un periodo ci siamo anche allontanate, Sì. però non so perché oggi siamo ancora qua. Sì. È la mia chiattona, fratello Giuseppe, io la chiamo la mia Dal chiattona. 2007 che ci conosciamo. E tante volte io ho detto, infatti dicevo ultimamente, Manuela, io ho un sogno nel cassetto, mandiamo una mail a fratello Giuseppe che io sono 10 anni, io vorrei proprio almeno parlare una volta con lui, è proprio il mio sogno, perché tante volte quando li ascolto, no? Poi dopo Angela fa le stesse domande che vorrei farti io, fratello Giuseppe. E io vi amo, io vi amo. Io quando vi ascolto dico, gloria a Dio, Signore, fa che internet non va più via, fa che fratello Giuseppe campa più di Noè, più di chiunque esso sia, perché io non Amen. potrei stare senza te, fratello Giuseppe. Io ti ascolto tutte le sere, perché per me siete una benedizione. E adesso sto facendo il lavoro anche con la Manuela. Manuela ascolta tante volte al mattino. Ieri sera ha ascoltato fratello Giuseppe e poi gli mando dei link, delle cose. Guarda cosa dice, ascolta. E ci ho messo un po' per far sì che Manuela mandava sta mail a voi. Dai, facciamo una Skype con loro. No, no, ma io non so cosa dirgli. Ma non ti preoccupare, parlo io, non ti preoccupare. E insomma, ci ho messo un po', però ce l'abbiamo fatta. Gloria a Dio. Beautiful. Gloria a Dio. Beautiful, beautiful. Thank E you. quindi io tento sempre di trascinarmela, però adesso è già un po' che non fa più queste cose. Io cerco di Mamma parlargli mia. sempre di Gesù, però ecco, lei per un motivo, io per un altro ci siamo un po' allontanate, però mi manca la Sì. guida dello Spirito Quello è Santo, vero, sì, perché manca anche adesso a io me. credo fermamente che c'è un Dio vivente, un Dio che ci ascolta, un Dio che si mostra. Perché io ho avuto, se te la posso raccontare questa e poi magari vi do spazio. Io mi ricordo che quando nel 2014 stava morendo mio babbo e allora mia mamma mi ha detto guarda, ce lo siamo portati a casa perché ormai non c'è più niente da fare. E i medici hanno detto lasciatelo lì nel letto che faccia la volontà di Dio. E io mi ricordo che sono andata giù a Napoli per stare con lui finché non arrivasse alla fine. E quando sono arrivata a casa di mia mamma c'erano alcune persone che loro sono molto credenti, vanno in chiesa e pregano. E c'era una mia cugina non credente che quando mi ha vista mi ha detto, ascolta Maria, perché io avevo chiesto a queste sorelle, no? Quando sono arrivata, ho detto stasera, quando, perché sai com'è, fratello Giuseppe, quando a Napoli, una persona sta per morire, il vicinato, la famiglia, fanno un po' come la veglia, no? Sono stati con noi sempre, notte e giorno. Allora io quel giorno che sono arrivata avevo chiesto a queste sorelle, ho detto stasera quando va via tutta la gente facciamo una preghiera vicino a mio padre, no? E lì poi c'era una mia cugina non credente che mi ha detto ma lascia perdere con questa Virginia, questa sorella Virginia che lei è molto credente, che lei fa ste preghiere, si mette in comunione, no? Che lei non viene creduta da nessuno. Io ti porterò, mi ha detto, in una chiesa dove c'è un pastore che quando prega fa cadere la gente si mette in comunione, viene battezzata dallo Spirito. E cade tutta questa gente che cade per terra perché non lo so, scende l'unzione, scende. Io, fratello Giuseppe, quelle sue parole mi sono colpite al cuore perché io sono un po' come San Tommaso, come Tommaso. E allora ho detto tra me e me: sì, io in questa chiesa ci voglio andare, io voglio proprio vedere. Beh, la sera, quando si è fatto sera, che la sorella Virginia insieme alle altre a fare la preghiera. Eravamo tutti mano nella mano, abbiamo fatto un cerchio vicino al letto di mio padre. E allora quel giorno lì, mentre stavamo pregando, io a un certo punto ho detto, pensavo ancora a quella mia cugina, alle frasi che mi aveva detto, no? C'è questo pastore, io dicevo no, no, io voglio andare, io voglio vedere. Insomma, fratello Giuseppe, a un certo punto, nel più bello che loro stavano innalzando una forte preghiera, una forte
come dire, unzione, proprio loro innalzavano lo Spirito Santo, che a un certo punto anch'io ho iniziato a sentire qualcosa, no? E a un certo punto, fratello Giuseppe, lei diceva, Senti, quant'è che tu hai cominciato a credere? Quand'è che tu hai cominciato a credere? io ho cominciato a credere dopo 2 anni che ho iniziato a pregare, quando Ok. dopo lo Spirito Santo, cioè quando dopo Gesù si è fatto conoscere, perché io per 2 anni Senti, andavo in chiesa. quindi sono 2 anni? No, no, sono 6 anni. Sì, va bene, ma come mai in questa chiesa dove vai non hanno pregato con te per lo Spirito Santo? La verità non me l'hanno mai chiesto. Io dopo non ci sono più andata, perché da quando è successo il fatto di mio fratello io mi sono allontanata. Lo vedi, Maria? Quando succedono, se non c'è lo Spirito Santo, se diciamo, se non ti insegnano, nessuno ti insegna ad avere una comunione con Gesù personale, ovunque sei, quando succedono le crisi, come per esempio quella di tuo fratello, e perdi la fede, rimani in confusione, non vai più in chiesa, perché vedi il problema oggi di certe chiese che ti danno comunione con la chiesa, ma non con lo Spirito Santo, capisci? E Esatto, così quando esatto. arriva il diavolo, succede qualcosa di, non sappiamo, ogni volta una cosa diversa che il diavolo fa. Se abbiamo una comunione con Gesù, siamo ripieni di Spirito Santo, possiamo superarlo. Possiamo superarlo. E allora tu, praticamente, io vorrei che tu parlassi col tuo pastore e gli dicessi, guarda, che ho parlato con fratello Giuseppe e lui vorrebbe parlarti a te sul fatto che, capito, è lo stesso pastore dove è andata Manuele che per il problema del fumo? Ecco, digli, frate Giuseppe, in tutta umiltà, vorrebbe parlarti riguardo alle sigarette. Uno, che non si. Non, cioè, secondo me, in tutta umiltà, no, io non manderei via una sorella, una come Manuela, che si vede che è una pecorella, no? Perché fuma. Ma scusa, lo studio biblico della tua chiesa, digli al pastore, e serve apposta perché lei smetta di fumare. E comunque il fumo è un peccato più che altro contro se stessa, che fa male al suo corpo e alle persone vicine che fumano il fumo passivo. Quindi digli al tuo pastore che se vuole può contattarmi e io in tutto amore e umiltà vorrei dirgli che, cioè, poi anche a te Maria, 2 anni che andai in questa chiesa, è possibile che nessuno ha pregato con te per lo Spirito Santo? Cioè, oggi le chiese fanno grandi storie per il battesimo nell'acqua. È il battesimo dello Spirito Santo che conta veramente? Senti, io adesso io vorrei pregare con voi. Manuela, sei tornata? Ecco. Sì, scusami Ecco, stai. Giuseppe, ma la parola ogni tanto Ho ha bisogno capito dell'ancora che della mamma, anche se ha 22 anni. la tua famiglia. Allora cerco di accelerare un po', anche perché No, no, tutto a posto, tutto a posto. oggi c'ho molto da fare anche io. Allora, devo prendermi cura, c'è un Certo. sacco di pecorelle che hanno scritto. Allora, ascolta, Manuela e Maria. Adesso, se voi siete pronte a ricevere lo Spirito Santo, io pregherò con voi. Siete pronte? Sì. Ok. E comunque, digli al pastore Giuseppe, non mi ha incoraggiata a fumare, non è quello il punto. Ma il No. punto è, Angela, dammi una scrittura qui, guarda. Qui, Sì. Matteo 9. Matteo 9, Sì. verso. Fammi vedere. L'11. L'11 è Matteo 9, 11 e 12. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro Ah, ti chiedo maestro? scusa, puoi attaccare dal 10, scusa. Matteo 9:10. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Quindi pubblicani, peccatori, gente che fumava, gente che si drogava, gente che era alcolizzata, prostitute. E allora, che succede al verso 11?
I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? E Gesù cosa ha detto? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Matteo 9, 10 a 12. Cioè, digli a questo pastore con molta umiltà, perché Dio li ama, sono cristiani, ci mancherebbe altro. Digli che, guarda, sono io la peccatrice che fumo che ho bisogno dello studio biblico. Capito, Manuela? Sono io la peccatrice che fuma che ho bisogno del medico, che ho bisogno dello studio biblico. E quegli altri che non fumano hanno bisogno, sì, ma meno di me. E allora tu mi mandi via a me, che ho più bisogno? Per cortesia ti prego, amato pastore, un po' di misericordia verso le pecorelle. Infatti Gesù dice, sono gli ammalati che gli serve il dottore, sono quelli che fumano, quelli che si drogano, gli adulteri, i ladroni, eccetera, eccetera. Mi segui? Cioè, era tuo fratello. Tuo fratello che gli è successo quel che è successo, era lui che aveva bisogno del medico. Cioè, secondo me, tuo fratello è con Gesù, secondo me. Va Sì, bene? lui l'ho Cioè, sempre detto, tu mi sì, hai detto che amen. lui è credente, e una cosa io credo che non è il Signore che lo ha fatto morire, però io credo che in questo caso, or quando c'è una possibilità, il Signore, non sto parlando, cade una bomba su una città e muoiono in 100, non parlo di quello, quello lì è un'opera del diavolo completa. Però ci sono situazioni quando una persona, annega, un incidente di macchina, se la persona non è pronta ad andare via da questa vita che non è ancora salva così, spesso e volentieri il Signore interviene e quella morte non avviene, capito? E gli altri perché muoiono? Il Signore c'è una soluzione diversa, il Signore non è che gli mancano possibilità. Allora digli così, ditegli così, se lo vedete al pastore, se non lo vedete pregate per lui, va bene? E allora, niente, tutto qua, infatti, poi una cosa voi che avete bisogno, tu Maria mentre parlavi, che a volte ti senti vuota, ti senti girare in giro tondo, ma non concludi mai niente. Cioè, tu devi riempire la tua vita. Cioè, capisco che c'è una famiglia, c'è dei figli, però quando il Signore ti dà la possibilità e te la dà e ce la dà a tutti noi, 5 minuti qua, un quarto d'ora là, cioè, evangelizzare le persone intorno. Può essere una donna seduta su una panchina al parco, può essere delle persone che vanno al mercato a fare la spesa, capito? Io e Angela eravamo in un negozio l'altro giorno e abbiamo evangelizzato la signorina lì che era alla cassa, capito? Che bello. Abbiamo raccontato ieri, no? Sì. Ci abbiamo investito, ma 5 minuti, 10 minuti, e questa donna, praticamente, che era un cuore di pietra, va bene, si è sciolta come il miele, capito? Capito? Quindi Amen. quello che vi manca, amate sorelle, invece di lamentarvi perché Dio non fa questo, perché Dio non fa quell'altro, concentratevi sulle pecorelle. Guarda, se qui c'è uno che ha problemi nella Chiesa dello Spirito sono io, perché c'è mezza internet, beh, mezza internet, ci sono delle capre in internet che mi danno fastidio, dicono un sacco di bugie, però a me non mi interessa, io non le guardo, non le ascolto, non ci penso. Io invece preferisco pensare a Manuela, a Maria, preferisco vedere cos'è che posso fare per voi. Quindi dovete togliere la focalizzazione, togliere la concentrazione dai vostri problemi, eccetera, il fratello che è morto. Il fratello non è morto, credeva, e con Gesù sta meglio di te, sta meglio di noi. Per un cristiano quando si va è la cosa più bella. È un po' triste le persone che amiamo, che lasciamo, d'accordo. Ma adesso è ora che tu la smetti, Maria, di accendere candeline al ritratto di tuo fratello e smetti, vai a cercare altre pecorelle che Gesù ama quanto tuo fratello, che Gesù ama pecorelle che tuo fratello credeva, era pronto ad andare ed è andato, però ci sono pecorelle che non sono pronte ad andare, non credono.
Non è con tuo fratello che smesso di drogarsi, si drogano ancora, sono ancora perduti, ma abbiamo bisogno di Gesù. Ecco, quindi vi dico, sorelle, togliete gli occhi da voi stesse, non guardatevi allo specchio, come sono felice, come sono triste, come sono bella, come sono brutta, oh, chi è qua? Smettete di guardarvi allo specchio. Va bene, andate a cercare le pecorelle, specchiatevi nei loro occhi. Siate la presenza di Gesù perché Gesù non ce l'ha. Se farete questo, io vi assicuro, Gesù verrà, come dice Angela, Gesù viene, Giovanni 14, 23. Gesù viene, se fate questo, perché facendo questo, avendo comunione con le pecorelle che gli date la salvezza di Gesù, avrete comunione con Gesù. Amen, Giovanni 14, 23. Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 23. amen. Allora dice, se uno mi ama, l'hai scritto Giovanni 14, 23, forza ragazze, studenti fedeli, scrivere. Se uno mi ama, cosa farà se mi ama? Osserverà la mia parola perché mi ama. E allora noi dal cielo guarderemo, oh, guarda, guarda padre, quello là ci ama. Bene, andiamo e com'è che dice? Dimoreremo, verso 23, presso di lui. Ecco, adesso pregherò per lo Spirito Santo e il 99% dei problemi saranno risolti, dicendo lo Spirito Santo, però c'è ancora 1%. Ed è la prima parte di questa scrittura. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, perché c'è tanta gente con lo Spirito Santo che se la passa tutta la settimana in chiesa a farsi vedere come prega bene in lingue, che è una grande confusione. Va bene, che non è neanche scritturale. Andare in chiesa, 50 persone che pregano in lingue non è scritturale, perché in 1 Corinzi 14 dice 2 e 3 possono profetizzare lingue, ma gli altri devono interpretare perché se viene uno nuovo a visitarvi dirà che siete una gabbia di matti. Sono Capito? scappata io quando è Allora, successo questo. ecco. Allora ci vuole che uno può profetizzare lingue, ma poi deve interpretare. Se no è meglio che sta zitto, va bene, e vai per le strade a evangelizzare. Parla in italiano, in dialetto napoletano, guagliò, vieni qua che tengo che te evangelizzare. Hai capito? Vieni qua, oh. Io parlo come vedi, io parlo anche un po' di napoletano. Caspita. Allora, Siete strepitosi, siete strepitosi. sì, Gesù, grazie Gesù. Quindi, lascia perdere le lingue, guagliò, parlami in napoletano, che io le lingue non ci capisco niente, hai capito? 50 persone che pregano in lingue, cosa hanno detto? A che ne so, una gabbia di matti. Sono andato a Infatti. predicare in una chiesa di carismatici, fratelli pentecostali, che erano. Allora dice, adesso qui fratello Giuseppe, eccetera, parlerà. Allora attacco, tutti si mettono a pregare. Ho detto, va bene. In lingue. È una confusione totale. E ho detto, alta, ma se qui non c'è nessuno che interpreta, per cortesia, potete pregare una alla volta in una lingua che ci capiamo? Vabbè, non era neanche italiano, era all'estero. Potete pregare. Hanno smesso completamente. Erano lì che piangevano per le lingue, ma alt! Dio ci ha dato uno spirito di gioia, di amore, di felicità. Cosa piangete per cosa? Che Gesù è morto in croce? Buone notizie, è risorto. E adesso siamo felici. Alleluia. Ma Senti. le lingue servono, solo non così per fare un spettacolo, ma servono usare nel modo giusto nella tua relazione personale con Gesù. Sì, le lingue sono importantissime, le lingue tengono il diavolo lontano dalla nostra mente. Qualunque fratello che c'è il diavolo che gli dà pensieri sbagliati, parlate in lingue Hai capito cosa dobbiamo tra fare? voi e Dio, voi e Dio. Adesso pregheremo per lo Spirito Santo, pregherò naturalmente per i doni dello Spirito. Uno di quei doni è le lingue. Però il dono delle lingue, che parli una lingua speciale, una lingua ebraica, una lingua greca, quella è una cosa speciale, è come il dono dei miracoli, il dono delle guarigioni. Non è che tutti possano avere questi doni, però tutti senza doni possono pregare per gli ammalati e guariscono. Dopo lo dice Marco 16, scrivere,
16:16 al 18 dice: questi sono i segni che seguiranno quelli che credono, non quelli che hanno il dono, quelli che credono. Imporranno le mani agli ammalati e guariranno, è lo stesso le lingue. Se non è il dono della lingua, puoi pregare in lingua con un bambino di un anno. Preghi nello spirito, il diavolo non sa cosa dice, ma lo sa Dio. E quando preghi in lingua è sempre la preghiera perfetta, che lo Spirito Santo sa per cosa devi pregare. Angela, preghiamo per queste dolcissime sorelle. Sì, preghiamo, sì. Dai che devo scappare io, sorelline, è troppo bello qua parlare con voi, stare con voi. Infatti. Siete molto ispiranti. Comunque tenetevi in contatto. Sì. Gloria a Dio. Noi siamo una chiesa un po' diversa, capito? Non siamo una chiesa come la vostra lì a Napoli a domenica mattina. Noi facciamo, come dire, capito? Una chiesa che il Signore ci ha dato questa radio e raggiungiamo le pecorelle come voi che magari cacciate fuori dalle chiese e vi raggiungiamo in tutto il mondo ovunque siete. Va bene, è questo il tipo di chiesa che siamo noi. Allora, Infatti noi siamo in cerca di una chiesa perché comunque la chiesa ci fortifica, la chiesa ci insegna tanto, la chiesa, come dice nella Bibbia, com'è bello e buono quando i figli dimorano assieme, perché noi due non abbiamo quella forza di alimentarci l'una con l'altra, perché non conosciamo ancora bene tutta la Bibbia, non conosciamo tutte le scritture e quindi ci vorrebbe un po' una guida, quanti anni ma avete, io... sorelle? Quanti anni avete? Io ho 40, 48 anni, Emanuela 49? Sì, un anno Allora, in più di me. quindi, e fino adesso non avete trovato la chiesa giusta. No, perché all'inizio io andavo in questa chiesa, poi dopo noi viviamo in Emilia-Romagna, viviamo a Senti, Ravenna noi. Maria, ascolta Maria, ascolta Maria. Fate una chiesa a casa vostra. Invitate le pecorelle ad evangelizzare o a casa vostra oppure andate in una caffetteria o al parco, portatevi i mariti oppure due sorelle insieme, capito? Perché adesso viene il tempo della fine, tutte queste chiese della domenica mattina seduti a cantare saranno chiuse, non ci saranno più, e tutte le chiese della domenica mattina lì sedute, addormentate in piedi o seduti, non ci saranno più perché viene l'anticristo. E tutte quelle chiese dovranno fare come facciamo noi, riunirsi nelle case insieme alle pecorelle che evangelizzate, insieme ai vostri figli, ai vostri mariti. Hai capito? Viene il tempo e adesso è che bisogna fare chiese nelle case. Gruppi di due persone è già una chiesa. Due persone è una chiesa. Tre, quattro, cinque, 10 persone. 8-10 persone, già una chiesa più, non troppo grande di così. 8-10, fermarsi lì perché più di così date nell'occhio, viene l'anticristo, non potete avere 20 persone, 30, 40, e che non, gente che non vi conoscete, un gruppetto, 6-8 persone che potete anche mangiare insieme, se uno sta male gli altri lo aiutano, ma una chiesa di 50, 100, 200 che la domenica mattina vi stringete la mano e dite alleluia, però ognuno va per la sua strada. Bene, adesso preghiamo per lo Spirito Santo, va bene? Va bene. Ok, oggi pregheremo per lo Spirito Santo. Adesso con voi e poi con tutti, fratelli, ovunque siete, addrizzare le antenne. Lo Spirito Santo è qui. Angela, Luca 11, 13. Luca 11:13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11:13. Quindi basta chiedere lo Spirito Santo, non c'è lo Spirito Santo pentecostale, cattolico o protestante, non c'è. C'è lo Spirito Santo. Ecco, è sufficiente chiedere, ma non lo so, cosa dice Gesù 9:10? Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Luca 11, 9 e 10.
Fratelli in tutto il mondo, per cortesia, aprire il cuore, non solo le orecchie, anche il cuore, fratelli, dappertutto. Beh, chiedere e chiedere ripetutamente, ma perché Dio non mi risponde la prima volta? Dio ti risponde, siamo il nostro cuore malvagio che non è pronto. Il nostro cuore, Dio vuole entrare, ma non c'è spazio, è un cuore affollato. È pieno di televisioni, media, soldi, liti col marito, con la moglie, e questo e quell'altro, devo comprare la macchina più grande, e questo e quell'altro. E Gesù la domenica ci sediamo lì mentre ci grattiamo lo stomaco e il predicatore lo paghiamo e lui predica. Questo è mezzo cuore. Cos'è il cuore pieno? Prima Gesù, prima il Vangelo. Prima lo Spirito Santo, prima la volontà di Dio, prima io seguo Gesù, tutto il resto è secondario. Prima il Signore, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato come sopraggiunta. Prima, il cuore pieno è prima, 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 il Signore, la parola, l'evangelizzazione, pregare per gli ammalati. Oh, io sono un po' scoraggiato perché sono ammalato. Ottimo, vai nelle strade e prega con gli altri ammalati che sono più ammalati di te. Oh, mi lamentavo che non avevo scarpe. Vai in strada, c'è uno che non c'ha i piedi su una carrozzella. Ah, ma io qua, là, no, non c'ho soldi per comprare la carne. C'è un altro lì che non c'ha soldi per il pane. E io ti dico nel nome di Gesù, che se farete queste cose, il mio Dio, il vostro Dio, provvederà a tutti i vostri bisogni. Lo so perché l'ha fatto con me. Sono esattamente 50 anni, va bene, che io vedo il Signore nella mia piccola vita di piccolo missionario del Vangelo, che vedo il Signore adempiere, provvedere. Sono 50 anni che io ho sempre un pezzo di pane da mangiare. Per me, per i fratelli intorno a me nella mia missione, per i miei figli, e ce ne sei, va bene? Il Signore provvede. Non è il braccio del Signore che è raccorciato, è il nostro cuore che è chiuso. Alleluia. Siete pronti a chiudere gli occhi e invocare il Sì. Signore e accettare lo Spirito Santo che sono 40-50 anni che sta cercando di entrare? Troppo pieno Amen. di lamentele, troppo pieno di mormorazioni. Perché tu hai fatto morire mio fratello? Ma tuo fratello è qui da me, nel regno di Dio, credeva? E allora smettere di piangere, ma cominciare a gioire, a lodare, Signore, come sei meraviglioso che mio fratello è con te. E lo so che è con te perché lui credeva. Signore, pazienza che è morto sott'acqua o sottoterra, sotto le nuvole. L'importante, Signore, è che lui credeva. E i martiri che sono morti nel fuoco, che sono morti decapitati, che sono morti davanti ai leoni. Oh, Signore, perché il leone era meglio che morivano mentre succhiavano una caramella, Signore. Ma che? È il diavolo che decide com'è che devono morire. Il Signore lo permette dentro certi limiti. Angela, cos'è? Perché mi Sai, guardi? c'è una sorella che ha scritto riguardo a questo, Naomi, ha scritto dicendo che il Signore conosce e scandaglia le profondità del cuore. Quindi noi tante cose non sappiamo, Maria, ma Dio sì. E dice questa sorella, ha scritto mezz'ora fa, dice, il Signore conosceva il cuore di tuo fratello. Riguardo a quello che tu dici, perché è morto in questo modo? Perché in mare? E dice lei, voglio rispondere in questo. Tuo fratello amava il mare, come anche io amo il mare. E una volta io dissi al Signore, quando è il momento di morire, Signore, fai che la mia tomba sia il mare. Non so dirti il perché, ma è quello che ho detto. Quindi noi non sappiamo le profondità del cuore di tuo fratello, ma Dio sì le conosce. Quindi se lo ha permesso, non è lui che ha inviato questa morte, ma se lo ha permesso, dobbiamo confidare nei suoi giudizi. Lui sa cosa sta facendo e un giorno lo comprenderemo anche noi. Amen, amen. Gesù portava la croce, sai,
Gesù stava portando la croce e c'erano delle donne che piangevano. Conoscete la storia, no? Gesù si è girato e gli ha detto: figlie di Israele, perché piangete? Non piangete per me, ma piangete per voi stesse. Perché se fanno questo al legno verde, che si farà al legno secco? Gesù stava dicendo: non piangete per me. Va bene, non piangete per me. No, non dobbiamo neanche piangere per Gesù, ma lodarlo per la risurrezione, lodarlo per il sacrificio. Cosa vuoi piangere per uno che muore? Gesù è andato col Padre, è andato al regno di Dio, lodiamo. Possiamo piangere per le sue sofferenze, perché ha sofferto. Ma la morte non si piange per uno che muore, si loda il Signore. Io proibisco qua alla gente di piangere quando io morirò. Non si piange. Lodate il Signore che io sono andato con Gesù. In quella tomba lì non c'è nessuno, un cadavere buono a nulla, io sono con Gesù. Noi siamo superiori alla morte, Gesù ha vinto la morte, noi in Cristo vinciamo la morte. Gloria a Amen. Dio, va bene? Preghiamo per lo Spirito Santo. Pronte? Sì. Fratelli nel mondo, chiudere gli occhi. Pregheremo adesso e poi pregheremo di nuovo. Ma potete ricevere lo Spirito Santo adesso. Perché rimandare di pochi minuti, pochi secondi? Adesso preghiamo con tutto il cuore. Se siamo disposti a pregare col cuore pieno e non con mezzo cuore. E sicuramente riceveremo lo Spirito Santo e lo Spirito Santo entrerà nel nostro cuore e ci aiuterà a vincere il diavolo, a vincere la tristezza, a vincere la depressione, a vincere le bugie e ci aiuterà a ricevere la felicità del Signore dentro di noi, la sua pace, la sua gioia, la sua verità, la sua forza per servire il Signore. Non possiamo combattere e vincere il diavolo senza Spirito Santo. Lui è un essere sovrannaturale. Sue tentazioni sono più potenti di noi. Ci serve lo Spirito Santo, la potenza santa. Per questo che Dio l'ha mandato. Altro che l'acqua del battesimo, quella è una cosa secondaria. E lo Spirito Santo, l'acqua dello Spirito. Certe chiese che anni e anni a parlare di battesimo nell'acqua. E non sono neanche capace di pregare con la gente e ricevere lo Spirito Santo. Vergogna, chiese addormentate. Bene, se volete ricevere lo Spirito Santo e siete pronte con tutto il cuore, carissima Emanuela e Maria e tutti i fratelli in giro per il mondo, pregate adesso con me. Signore Gesù, ad alta voce, per favore. Signore Gesù, perdonami Perdonami tutti i peccati. tutti i peccati. Librimi da ogni spirito del diavolo. Liberi da ogni spirito del Nel diavolo. nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tarocchi, magie, invidia, egoismo. Malocchio, magia, egoismo. Liberi dal mezzo cuore. Liberami da questo mezzo cuore, Fa che il mio Signore. cuore sia pieno adesso. Fa che il mio cuore sia pieno adesso, Signore. Signore, ti invito e ti chiedo di entrare nella mia anima adesso. Signore, ti invito, ti prego di entrare adesso nella mia anima. Voglio appartenere a te, Gesù. Voglio appartenere a te, Non al Signore. mondo. Non al mondo. Signore, ti chiedo anche Signore, ti chiedo di anche battezzarmi di battezzarmi, nello Signore. Spirito Santo, Lo Spirito Santo, Spirito sì. di amore, Spirito di amore, di Spirito di amore, pace, di pace, doni spirituali, doni spirituali, nel nome di Gesù Cristo. nel Nel nome di nome di Gesù Gesù. Ti amo Cristo. Gesù, ti voglio dare il mio cuore, accettalo Gesù.
Oh Gesù, ti voglio dare il mio cuore, accettalo, Tutte le Signore. cose del mondo, Signore, ai tuoi piedi. Tutte le cose del mondo, Signore, ai tuoi piedi. Gloria, gloria a te, Signore. Gloria, gloria al tuo santo nome, Signore. Amen. Benedici la mia famiglia. Aiutami Benedice la mia famiglia, a Signore. essere la tua presenza per la mia famiglia. Per Essere la tua presenza nella mia famiglia, Signore. ispirarli. Ispirarli, Per Signore. benedirli nel tuo nome, Benedirli nel tuo nome, nel Signore. nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Aiutami a leggere la tua parola e studiarla per bene. Aiutami a leggere la tua parola e studiarla per bene, Signore. Aiutami a raggiungere le tue pecorelle sperdute. Aiutami a raggiungere le tue pecorelle Nel sperdute. nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Io voglio Cristo. essere un buon pastore. Io voglio essere un buon Una buona pastore, Signore. pastoressa per Una buona pastoressa. Per raggiungere le tue pecorelle raggiungere le tue pecorelle, nel Signore. nome di Gesù. Nel nome di Nome Gesù di Cristo. Gesù. Amen. Amen. Sorelle, vi date un abbraccio. Certo. Alleluia, gloria, gloria. Alleluia, gloria, Signore. Grazie, Signore Come vi Gesù. sentite, sorella? Bene, un po' più sollevate, un po' leggera, ti Un senti un po' po', leggera? sì. Un po'. Bene, questo è lo Spirito E Santo. la parola di Dio ci alimenta, vedi, ci Sì. fortifica, Sì. noi abbiamo bisogno, c'è poco da fare, noi abbiamo bisogno di una guida. Purtroppo siamo da sole e facciamo un po' Un po' autodidatti. fatica. Senti, ma il Signore vi dice, quella guida che voi cercate, siete voi. Noi abbiamo sempre pregato di essere una chiesa di guide, di pastori, di profeti, di Davvero. angeli, ciascuno di noi. Siete voi le guide che state cercando. In Cristo Gesù il Signore vuole usarvi come discepoli del Vangelo, come missionarie del Vangelo, piccoline. Alleluia, Signore. Bellissimo. Speriamo. Capito? Andate insieme a Bellissimo. evangelizzare e poi che per grazia di Dio verranno anche mariti, figli, grazie Amen, amen. al vostro esempio. Spiegateglielo bene che non è una religione, solo Gesù, e che Gesù non è religione. Spiegateglielo. Che la religione è Io una creazione del diavolo per fare scappare la gente da Gesù. Allora andate a evangelizzare, sorelle, con amore, col sorriso. Quando potete. Va bene, davvero sì. sorelline? Vi voglio bene. Anche Anche noi, fratello noi. Giuseppe, sì. Allora, No, se... sai quanto ci ha fatto piacere sentire la tua voce e parlare con te. Ecco, mi sono un po' caricata, no? Le batterie, Devi mi sono. alleggerire il tuo cuore, è Sì, però mi caricata. sono un po' caricata perché tante volte perdo proprio le speranze. Invece, vedi, Ti abbatto, mi, ti se... abbatto. mi abbatto, invece, vedi, mi sento un po' più sollevata, un po' più Senti, rilevata. sentite sorelle, io sono un caricatore collegato alla potenza, che la potenza è Ecco. Gesù Cristo, Sì. capito? Ecco, Angela, Atti 1:8 per queste sorelle prima Bellissimo. che andiamo. Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. In E mi sarete testimoni. Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E a Napoli, nella Campania, in tutta Italia, ovunque vi trovate, Atti 1:8. portate il vostro sorriso, portate il vostro amore, portate la vostra fede. Dice il Signore, voi siete le pastoresse che state cercando. Amen, amen, amen. Gloria a E il Signore vi manderà le pecorelle che potrete accudire, crescere. E quelle religioni che vi disprezzano perché siete donne, ignoratele perché sono ignoranti, ignorano la parola. Perché Galati scrive, Galati 3:28 dice che non ci sono donne, non ci sono maschi e femmine, siamo tutti uno in Cristo Gesù. Amen. Va bene, se vuoi andare a Corinto,
vai a Corinto 2000 anni fa, d'accordo, ti dovevi mettere il velo in testa e stati zitta in chiesa a Corinto. Ma se tu cambiavi chiesa, andavi ai Galati, lì non c'erano né maschio né femmine. Vedi, ogni chiesa Gesù c'ha il suo messaggio. Senti. Una per Laodicea, una per Sardi e un'altra per Filadelfia, Apocalisse capitolo 3. Ci siamo? Sì. Bene, sorelle, io devo scappare. Stato un piacere, fratello Giuseppe. Tanto, tanto, che Dio vi Tanto. benedica Sì, grandemente, grandemente. proprio una pioggia di benedizioni su di voi perché Sì. siete fantastici, trasmettete tanto, 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 almeno a me mi avete trasmesso tanto. Io se oggi sono ancora un po' in piedi, zoppico un po', però sono in piedi proprio perché vi ascolto sempre e voi siete da grande testimonianza, avete fatto nella mia vita tanti messaggi attraverso di essi, mi sono arrivati con la guida dello Spirito Santo e se ne è servito proprio Gesù, se ne è servito di te, fratello Giuseppe, per arrivare a me tante volte. Tante per questo io non ho mai smesso di ascoltarti perché sei di grande testimonianza per me. Io a tante persone ho detto, ascolta fratello Giuseppe, guarda, si chiama Radio Blast, lui è una persona vera, è vera perché viene dallo Spirito Santo, lui viene da Dio, non è possibile che il Signore non si serve di tutto il Signore e lui ha un cuore puro. Io lo sento fermamente che Giuseppe, Amen. te hai un cuore puro, la sorella e quando vi Dora, Angela. sento, la Dora e la Angela, sì, io sento che voi venite da Dio, il Signore si Sì. serve di voi. Perché siete Alleluia. proprio delle persone benedette da Dio voi. Strumenti, Guarda sì. Maria, siamo persone come voi e anche voi siete benedetti da Dio e non abbiamo niente doni speciali, remarcabili, spettacolari, siamo persone semplici. Abbiamo solo detto sì a Speciali, Gesù. io sono un po' zoppa, voi siete un po' speciali. No, noi siamo un Io po' sono, pazzi. impareremo anche noi, Maria, impareremo No, anche noi, guarda, credimi. l'importante è essere a cuore pieno, Sì. cercare prima il regno di Dio, prima delle persone intorno. E se faremo questo, anche se le persone intorno potranno non capirlo facilmente, verrà il giorno che loro, per questa nostra decisione di aver messo Gesù al primo posto sul serio, non solo religiosamente, anche loro saranno di riflesso benedette. Amen. 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 Angela Amen. c'ha un dito alzato. Ma no, voglio chiedere cosa faccio con i bellissimi messaggi che abbiamo ricevuto durante questa conversazione Skype. I I fratelli hanno fratelli vi scritto, amano, sì, hanno sorelle. scritto anche loro le loro esperienze, quello che hanno vissuto e come hanno superato i dolori. Quindi vi leggo almeno uno, Sì? almeno un messaggio e poi magari le altre ve li mando via mail così li leggerete più tardi. Devi ripetere che sta passando il motoscafo. Sì. Scusa, no, La finestra è chiusa. volevo dire un trattore. Allora, sì, vi mando le altre mail via mail così potete Sì. leggerle più tardi, ma qui in diretta vi leggo solo quella di Maurizio, che anche lui ha vissuto una esperienza simile, come Maria. E dice: "Cara sorella, tempo fa forse lo raccontai già, ma ascoltare la tua storia mi ha ricordato il mio passato. All'epoca non ero credente, quando persi mio papà in un incidente in moto e anche il mio miglior amico. Pausa. Nella nostra chiesa le moto sono proibite. Chiusa parentesi. E anche ho perso il mio migliore amico per una malattia a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Quando mio padre ebbe l'incidente, io ero presente ed è stata una morte violenta e dolorosa. Ero furioso, logorato dal dolore nel profondo, e in quei momenti di rabbia, con le mie labbra, giurai vendetta contro Dio, dicendo pure che mi sarei preso la sua testa in un modo o nell'altro. Questo ero io 13 anni fa, ingannato dal diavolo e non credente. Ora, oh Gesù, oh Dio nel mio cuore, lo amo davvero, anche se sono un disastro. Mi sono pentito profondamente dalle mie parole e il Signore mi ha perdonato e oggi ho compreso che Dio è amore, ma un amore che va fuori dalla nostra comprensione. Sai, la Scrittura dice che ora comprendiamo in parte, ma dopo comprenderemo appieno. Per ora ho fede nell'amore di Dio, anche se non comprendo. Poco tempo fa Gesù mi ha detto che mio papà si è salvato ed è con lui e
e ho fede in questo. Ai nostri occhi una morte può sembrare dolorosa, ma Dio non permetterebbe mai che noi soffriamo qualcosa di insopportabile. Gesù stesso lo ha dimostrato e tanti altri martiri che hanno testimoniato nel corso della storia. Gesù l'ha dimostrato col Calvario. Sai cosa ho capito? Che Gesù, che Dio, è sempre stato presente nella mia vita, anche quando non credevo. Sai come l'ho capito? I frutti. Guardo la mia vita ora e capisco che Lui mi ha guidato fino ad oggi e tante cose del mio passato, nel bene e nel male, sono andate in tal modo per far sì che io oggi sia qui a cercare ogni giorno la Sua presenza. Andiamo per fede, non per visione. Dobbiamo avere fede e lasciare ogni cosa nelle Sue mani, per quanto difficili siano le prove in cui ci troviamo. Gesù ti ama, cara sorella, e ama tanto anche tuo fratello, perché altrimenti non l'avrebbe preso con sé. Maurizio. Grazie Maurizio. Bellissimo. Grazie Maurizio, grazie. Veramente, che bello. Veramente sì. I fratelli ti amano, sorelle. Io li benedico grandemente. Siete fantastici. Penso che ci sentiamo ancora, vero? Sì, sì, sì. Skype, vedremo se è possibile. Sì. Vedremo. Okay. Skype non posso farne troppe e voglio riservare qualcuna adesso per i fratelli che stanno divorziando e vorrei parlare con loro, a cominciare da quelli coi bambini, o come dicevo prima, che il cuore di Gesù è spezzato. Gesù c'ha un cuore rotto a questi bambini scombussolati, abbandonati da genitori egoisti che pensano solo al proprio egoismo, che appunto il divorzio è questo. Mi voglio una moglie meglio di te, un marito meglio di te, mi merito meglio, e i figli si arrangiano. Stai attento che uno di questi giorni che Dio non dice a te: adesso ti arrangi. Attenzione, che quando c'è un proverbio che dice: chi lascia la via vecchia per una nuova più male trova. Attenzione. E cerchiamo di sputare fuori la nostra superbia, il nostro egoismo e di essere un missionario per quella moglie o per quel marito. È sufficiente abbandonare l'egoismo e diventare un servo, una serva nel nome di Gesù. Come Giuseppe è diventato un servo in prigione, Giuseppe il figlio di Giacobbe, diventato servo in prigione dappertutto, e poi il Signore ha visto che era, lo faceva con tutto il cuore, è diventato principe di Egitto. Sorelle, io vi saluto, vi do un grande, grande bacio. Date un bacio, un abbraccio a tutti i vostri mariti, bambini. Ditegli che frate Giuseppe e Deborah, mia moglie, li amano tanto. Amen. Amen. Angela, anche da parte tua. Amen, no? Anche da parte mia, ecco, con tutto il cuore. Vi voglio bene. Un bacione anche a te, sei straordinaria. La tua voce proprio. No, quando ma sento voi. La tua voce, eccola. Anche voi, sì. Le vostre esperienze sono bellissime. Anche voi ci insegnate tanto quando raccontate quello che avete vissuto. Siete un esempio anche voi. Quindi continuate così a brillare la luce e l'amore di Gesù. Amen. Ciao. Anch'io vi abbraccio, vi voglio bene. Ciao Dora, ciao. Ciao sorelle, ciao, scriveteci. Ciao, un braccio, Dio ciao. Dio vi benedica grandemente. Anche a voi, ciao, ciao. Ciao, Dio vi benedica, gloria a Dio. Grazie Signore. Alleluia. Wow, bellissima. Angela, qui non ci si riusciva a staccare. Lo so, e ci sarebbe ancora tanto da dire. Magnetismo. Sì, anche perché le mail che abbiamo ricevuto, i fratelli raccontano esperienze simili, anche loro hanno vissuto familiari morti, persone care che sono morte, e tutti preferiamo una morte di vecchiaia nel letto mentre dormi, una morte tranquilla nel Signore, però viviamo in un mondo caduto e non succede. Guarda, la preghiera da fare è che quando moriamo che sia una morte che glorifichi il Signore. Ecco, sì. Ecco, cosa vuoi che sia morire così, morire così? È tutto lì. Ma la morte è una cosa di, anche, non è che dura troppo a lungo. No.
cioè, pensiamo al dopo morte qua. Con le Pensiamo, seconde e basta. Signore, cos'è che ti glorifica di più? Sai che Gesù ha pregato anche lui che gli passasse via questo calice, il Getsemani, il Calvario. E alla fine il figlio dell'uomo si è consigliato col figlio di Dio, che lui c'ha due persone, Gesù. E allora ha detto, va, è meglio che Padre sia fatta la tua volontà. Amen. Amen, sì. Angelina, nel nome di Gesù Cristo. Allora, mettiamo un bel canto e poi andiamo al messaggio sulla liberazione e preghiamo per i fratelli che hanno scritto in tanti, fratelli che hanno problemi nella famiglia o problemi di salute o hanno bisogno di liberazione. E dopo di questo chiederemo al Signore un grande miracolo per ogni fratello e sorella che è in ascolto. Allora, il miracolo non viene da me, non viene dalla mia chiesa. Miracolo viene dalla nostra fede, non viene, neanche Dio decide. Va bene, ti ricordi quella donna? Fratello, ascoltate bene, concentratevi su questo messaggio. Quella donna che ha detto: se tocco la veste di Gesù sarò guarita. Chi ha deciso? Gesù o la donna? È lei, è lei. La donna. Gesù ha deciso di guarire tutti che hanno fede, Sì, è vero, sì. punto. Sono 2000 anni che Gesù guarisce chiunque ha fede, ma quella donna lì, avendo chiarito che Gesù la manda tutta la guarigione, però non tutti la ricevono perché mancanza, non credono, mancanza di fede o credono poco. E siamo tutti colpevoli su quello. Ho chiarito questo. Questa donna tocca la veste di Gesù e dice: se lo tocco, io sono guarita. E questa è la sua fede. Come ci sono. Io ho sentito di guaritori che loro dice: io conterò fino al 3, al 3 tu sei guarita e liberata dal diavolo. E È vero, contano. sì. Uno è davanti a posseduti, eh? Ho visto questo filmato, c'è una sorella in America lì che lei conta, dice al diavolo: 1, 2, 3, tu esci, pronto? E il diavolo dice: no! E Dio la benedica sua sorella. Una predicatrice americana, com'è che si chiama? Crick. Catherine. Catherine, diciamo. È criticata da maschilisti, predicatori maschilisti. Tu sei una donna, come ti permetti di predicare? Questi sacchi di patate, scusa, forse non dovrei dirlo perché è amorevole dire questo, No, mica troppo. se lo dici con amore sì, se no Va no. bene, ve lo dico con molto amore, è un discorso di patatari questo qua. Come questa qui non può evangelizzare perché è donna. Ma perché donna potrebbe evangelizzare meglio di te, vecchio bottiglione di vino ultra vecchio marcito. No, quello non è amorevole, no. Quello non è più amorevole. Non è più No, no. amorevole. Mi traduci? Capite che sto cercando di dire? Sì, ho capito. No, ma guarda, insomma, sepolcri imbiancati. È scritturale, non amorevole, però Ma scritturale. grazie che sto andando alle scritture, almeno lì non mi può toccare. Non ti posso toccare, no? Razza di serpenti, com'è È questa? scritturale. Scritturale. Sepolcri imbiancati. Ah, sei protetto dalle scritture. Lì non mi tocchi. E No. te cominci a così, io mi rifugio nelle scritture. Ecco. Oh, non dico tutti, dico solamente queste damigiane piene di vino così vecchio. Sai cosa succede al vino quando è troppo vecchio? No. Marcisce. Non è che il vino puoi invecchiarlo come ti pare, eh? No, vendono bottiglie di collezione di 100 anni, sai, ma ti assicuro di non aprirla quella bottiglia, che non è buona. Nessuno ha bevuto vino di 100 anni che era buona. Ah, grazie Signore Gesù, dacci tanto amore, Signore, che ne ho poco, Signore. Angela, Grazie, Signore. Allora guarda, mettiamo questo canto, poi andiamo alla. prendi il volante dell'aereo. Sì, poi andiamo alla preghiera di liberazione. Ascoltiamo il canto di Maranatha. Gesù ha vinto per te.
per la salvezza dell'umanità. Una guerra persa dall'uomo a causa del suo peccato, la vita da Gesù quando la sua vita ha donato. Gesù ha vinto per te, Gesù ha vinto per me. Gesù ha vinto per me, su quella croce ha trionfato, quando il peccato ha inchiodato il nemico. È sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, l'accusatore è sotto i tuoi piedi. Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, sotto, sotto, sotto i tuoi piedi. Gesù ha vinto per te, perché Gesù ha vinto.